Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova rap reaction. C'è un nuovo trapper in città, Fiorello Rizzo, yeah, hai presente roba figa? Rizzo, come il mio cazzo se c'è la mia tipa. Yeah, che cosa posso dirti, sono fresco. Vuoi farmi la rap reaction, reagisci a questo. Yeah. Ragazzi, stiamo parlando di Fiorello feat. Danti. Purtroppo Danti non c'è nel pezzo, però c'è un Fiorello che trappa. E voi direte, ma cosa sta succedendo? Fiorello, quello lì degli show, quello della radio, quello di Edicola Fiore. Sì, lui, grandissime teste di cazzo. Fiorello ha fatto una cosa geniale che avrei voluto fare io prima di lui, ossia la versione trap di Fatti Mandare dalla Mamma di Gianni Morandi. Ora che Gianni Morandi è passato al lato oscuro, purtroppo, era giusto farlo tornare in tendenza in qualche modo. Bam, Fatti Mandare dalla Mamma. Fiorello interprete e Danti molto probabilmente supporter per quanto riguarda l'adattamento sulla strumentale o le sporche, per esempio. Quindi adesso noi andiamo a ascoltare Fatti Mandare dalla Mamma di Fiorello e Danti. Ecco, come potete vedere, ha già le sonorità trap che col tag distinguono il genere. Però poi c'è una svolta, perché c'è un rimando al Gianni Morandi di solito. Che aspetto, cioè il suo stesso testo è bellissimo. Se, cioè, le cose più belle sono le sporche di questo pezzo. Scusa. E mandare dalla mamma a prendere il latte. Beh, è bellissimo. Ma che cosa? Insieme ad un altro. Con la mano nella mano. Cioè, con mamma. Devi dire a qualcosa che sono geloso, che se lo rivedo gli spaccherò il muso. Come potete vedere da questo pezzo, c'è molto sentimento, molto pathos. C'è un attaccamento a questo ragazzo incredibile. E allo stesso tempo un volersi presentare alla suocera. E questo latte che ritorna, cos'è il latte? Sarà il latte di suocera della Dark Polo Gang? Molto probabile. Vieni giù. Vieni. Non vengo. Se mi levo non vengo. Ora c'è una svolta neomelodica. Non ero io. Dio, qualcosa che sono geloso, che se lo rivedo gli spaccherò il muso. Non dio qualcosa che sono geloso, che se lo rivedo gli spaccherò il muso. Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Che scendi amore. Ho bisogno di te. Canna. Mamma. Allora, che cosa possiamo dire di questo pezzo? Molto significativo, molto profondo. Ritroviamo nelle parole di Gianni Morandi, che poi sono state riadattate da Fiorello, del pathos incredibile. C'è quest'amore molto profondo verso la ragazza, che è spronata addirittura a mentire alla madre per andare a prendere il latte, quando in realtà poi andrebbe a incontrare Gianni Morandi, che però adesso è diventato Fiorello. Una storia d'amore, una storia di menzogne, una storia di inganni, che seppur ci facciano pensare a dell'amore, in realtà forse è più una bugia a tutti gli effetti. Ecco, è giusto arrivare a mentire alla propria genitrice per incontrare un ragazzo che non fa altro che cantarti canzoni e che vuole spaccare il muso a qualcuno che ti guarda? Cioè, siamo arrivati ad essere gelosi fino a questo punto. Oh, ah bello, abbassa le ali, stai molto calmo, stai nella tua casetta e non rompere il cazzo. Stai zitto, Spero che questo sia un progetto non fine a se stesso. Io spero in un album intero con Fiorello feat. Danti, dove riprendono i pezzi del passato e li fanno in chiave trap, che è una cosa bellissima. Veramente bella, 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 bella. Anche perché molto probabilmente aiutano i giovani a scoprire le vecchie hit del passato, che ormai non fanno più parte del genere che va di moda adesso. Quindi speriamo in una svolta un po' trap di Fiorello, che mi è piaciuto, e Danti come al solito è un paroliere incredibile. Alla fine il suo lavoro vero e proprio è stato fare le sporche. 6.000 euro non vengo, Fiorello come faceva a capirlo?
importanti. Bene ragazzi, fatemi sapere la vostra sotto nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video, e fatemi andare dalla mamma a prendere il latte. Cazzo.